Ragazzi, e benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, siamo tornati su Sfida al Mondo. Oggi, ragazzi, siamo alle semifinali con la Repubblica Ceca. Ragazzi, il prossimo episodio sarà sulla finale. Sì, ragazzi, a poco, piano piano, sto cercando di riprendere tutte le serie che ho lasciato inedite per adesso. Cioè, che ho iniziato, però ancora non sono neanche a metà. Quindi ragazzi, una serie che mi era piaciuto un sacco Vincere la portare, cinta, ma passo alla finalissima, questo è ragazzi, l'obiettivo. aspettate. Ragazzi, una serie che mi è piaciuta molto, però ancora non avevo continuato, che era quasi alla fine, Sfida al Mondo. Quindi ragazzi, siamo qua. Giochiamo subito oggi contro la Repubblica Ceca. Naturalmente, cambiate canale se siete curiosi di sapere Ok, via chi ha ragazzi, siamo scelto pronti. la prima di dare il via a questo match. Ricordate un po' com'era Sfida strutturata anche la sulle situazione, emozioni. vero? Se come Abbiamo dicevo, volete like, sapere ecco quanto qua. finire bene, Piero Gibardo ed Elena D'Angelo Questo sono sono in io. postazione in vostra compagnia. No, Ultimo bello, stallo, mi tutto gira piace. verso la Mi finale. Si piace. giocano tutto in questi 90 minuti. No, Sfida di oggi, troppo Piero di Gibardo testa di like, ma sbaglia clamoroso. Javier si Cioè, ha sconfigge nel sbagliato primo un set con un clamoroso servizio colpo. all'indovinello così Cioè, doveva importante per l'Italia. segnare. Boommaker sembra l'uno avere dubbi su chi passa al Ragazzi, turno. vai. La formazione ospite è la Dobbiamo forza. segnare. Un Ci pronostico penserò incerto io. che però potrebbe rivelarsi un boomerang. No, Una like. pressione sicuramente tanta. Vedremo se Occhio. avranno le spalle abbastanza larghe per reggerla. Ragazzi, ecco qua. Come potete vedere la situazione. Può passarla. Via. Occhio a Berrante. Andiamo. Ecco qua, Fortes. Che cross in mezzo. Ed è gol. Il primo gol, ragazzi, lo faccio io. Eccomi qua, sono venuto. Mi sono mostrato, ragazzi, con il mio fascino, tiro leggero ed è gol. Andiamo via. Adesso, ragazzi, allora, contro questa squadra credo che non avremo difficoltà. Voglio provare a slanciarmi, voglio provare a segnare con il buon Sweet che è difensore. Però prima voglio far segnare tutti noi tre attaccanti, ovvero io, Fortes e Like, poi proveremo con Sweet. Ci riusciremo, sarà una delle missioni di questa semifinale, perché credo che sarà facile. Però ragazzi, non lo so se sarà facile. Occhio. Occasione che si sfiora No, con la vabbè. bandierina alzata. Cioè, però era bello. Forse non lo so se riusciremo a segnare con buon caro Sweet, però ci proveremo. Altro possibile Comunque Sweet è avanzo. lui che ha fatto un passaggio sbagliato, ovviamente, Sweet. Fa sempre dei passaggi sbagliati. Vabbè, via. Grazie, Contrasto efficace. ecco. Ok, ci siamo. No, ho sbagliato. Ho sbagliato sia nel gioco a giocare qua. Vabbè, però noi. Dai, forza, vedete. Fate una buona cosa, un'azione buona. Eccolo. Si butta in avanti, c'è la prateria per andare. Bellissimo like. Bellissimo like. No, si è bloccato dentro la rete, però vabbè. Grande like. Numero uno. Ovviamente, ragazzi, ci sono i nostri nomi originali, come sapete. Però un mostro di gol. Siamo 2-0. Manca che segna Fortes. Poi proveremo, ragazzi, con Sweet. Poi, se riusciremo a vincere questa missione, segnare con tutti al 4, finire la partita 4-0 per l'Italia con tutti noi che segniamo. Ragazzi, poi direi di fermarci con i gol. E infatti, l'avevo detto io che ce l'avevamo fatta. Intanto noi tre abbiamo segnato. Ha fatto anche un gol il buon Fortesita, che mi aveva detto per questi capelli che se c'erano altri, ma purtroppo c'erano solo questi come capelli che somigliavano a lui. Questo qua è un pochettino il suo vecchio stile, il vecchio stile di Fortes. Occhio, ancora. Io vi dico come già ho detto prima, andare con il buon Sweet, anche se non è proprio lui a Prosegue la sua marcia. fare questa cosa, però noi Ora Sweet attacchiamo. è Occhio! marcatore. Possiamo segnare? No, vabbè!
Cosa ha fatto Sweet? I due fratelli. Cioè, cosa ha fatto il grandissimo Sweet, ragazzi? Anche like, guardate, con quei capelli alla classica sua. Guardate ragazzi, però, anche se Sweet ha un tiro potentissimo pure, eh. Bello, guardate qua. Qua nello schermato di menu vi fa vedere bene com'è. Guardate, c'è lui, questa è quella sua grandezza naturale. Ragazzi, ha combinato una cosa assurda. Ragazzi, adesso direi di far giocare un pochettino la squadra, ovvero di passaggi. Ok? No, ho sbagliato, vero? No, questo qua era il tasto che voleva per tirare. Vabbè, ragazzi, facciamoli giocare. Tanto però, missione completata. Abbiamo fatto 4-0 con noi protagonisti. Guardate qua il gol di Sweet. Cioè, ve lo faccio rivedere di nuovo. Stupendo, ragazzi, veramente. Ok, c'è stato un cambio per la Repubblica Ceca. Anche perché la Repubblica Ceca di questi anni, di quest'anno, è molto, molto, diciamo, abbordabile. Cioè, alla nostra portata. Quindi ragazzi, riprendiamo la partita. Abbiamo altri 45 minuti. Direi di non umiliarli, perché a me non piace umiliare le squadre. Non fare comunque 5-0, perché sarebbe un'umiliazione, che sarebbe più di quello che dobbiamo fare. Giochiamo invece un pochettino a catenaccio. E ovviamente ragazzi, chi è il re dei catenacci? Il mio caro cugino Sweet, che è all'inizio conosciuto come Concetto, però ragazzi voi lo sapete questo. Questa qua serie è proprio fatta per noi che siamo i protagonisti. No, ho sbagliato il passaggio. Però non è stato Sweet, ragazzi. Abbiamo sbagliato i passaggi, però non è stato Sweet questa volta. Vabbè ragazzi. Chi? Barack. Vabbè, lasciamo stare. Bellissimo però questo intervento. Andiamo avanti, dai. Facciamo andare l'azione un pochettino. Mi voglio dilungare troppo. Se segniamo il di là non sapevo veramente come facevo, ragazzi. Però andiamo. Occhio. Palla ancora avanti. Incredibile. Mamma mia, ragazzi, non si possono fermare. Sono troppo forti. Ovviamente è una presa in giro, perché non sono forti per niente. Anzi, sono proprio l'opposto che è forte. Beh, come sto vedendo, però già siamo a 66. Cioè, direi di provare di fare cose assurde con Fortes, che fa dribbling supersonici. Comunque, ragazzi, vi tenevo a dire, mentre che qua facciamo il catenaccio, che praticamente, come sapete ormai tutti, ragazzi, a breve uscirà la mia nuova serie, I Fratelli Cattivi a Natale. Dobbiamo sconfiggere definitivamente per sempre l'impostore. Ragazzi, voglio fare una cosa stupenda. Sarà il capitolo finale in cui dobbiamo sconfiggere per sempre l'impostore. Quindi con tutti i suoi fratelli. Ragazzi, ci dobbiamo riuscire. Dobbiamo distruggere l'impostore una volta per tutte. Però anche che stiamo facendo questa serie, non voglio pensare all'impostore. Nando, godiamoci questa serie che è per noi quattro. Quelli che esistono veramente sul mio canale. No, ho sbagliato, io l'ho lanciato a quelli, no. No, ragazzi, veramente. No, vabbè, mi ha fatto un tunnel, ma sono stato io ad aprire le gambe a lui. Però, ragazzi, la voglia di fare il gol è troppo forte con Fortes, che si slancia, però non riesce a trovare la porta. Ragazzi, sono veramente curioso di sapere con chi sarà questa finale di questo super questa super serie. Sono proprio curioso di sapere con chi sarà la finale. Occhio, perché si distende l'arco, però non trova bene la porta. Ragazzi, finisce, però attenzione, voglio vedere con chi sarà la finale. Termina la partita. Andiamo a vedere
con chi giocheremo. Ragazzi, giocheremo contro la Francia. Cioè, sarà la Francia. Ragazzi, quindi la finale sarà con la Francia. In finale ci sarà Italia-Francia, però Italia-Francia, la finale di questa super serie, la vedrete nel prossimo episodio, la prossima settimana. Da Max Gamer Official per oggi è tutto. Ciao ragazzi!